avevo 4 anni quando Schiavio smise di giocare, ho perso solo 260 gol. Il primo pensiero è stato quello di ricordare le parole di Bulgarelli che ci ha detto prima di uscire dagli spogliatoi. Ha detto: stasera ragazzi noi passeremo alla storia rossoblù. Ci sono delle battute che mi hanno raccontato, che mi ha raccontato Bulgarelli, come quando dettava le lettere alla sua segretaria, che si chiamava signorina Sega, e gli diceva: signorina Sega, scriva, allora, caro signor segretario, le giungo con questa lettera. Poi ogni tanto diceva con la signorina Sega: signora Sega, ma è un po' che non abbiamo fatto virgola, parlava così da Lara. Lei diceva: sì, allora virgola, poi andava avanti. Questo ci scava. Bernardini credo avesse la capacità tecnica di sapere dire le cose, ma con poche cose. Aveva la capacità umana di saperti leggere in pochi secondi, quindi avevi anche la potenzialità di pensarci sopra bene, perché le cose che ti vengono dette per 10 minuti non ci pensi tanto. Bastano 2 flash. Loro sono la storia del Bologna, una storia che iniziò un secolo fa. Il Bologna nasce perché c'erano dei ragazzi che avevano voglia di giocare a pallone. Si ritrovarono questo gruppo di ragazzi a dire: giochiamo a pallone, ma perché? Perché insieme erano compagni di scuola quasi tutti. Fra gli amici c'era anche Bernabeu, fratello del celebre Santiago Bernabeu, che poi fu il patron, presidente del grande Real de Madrid, perché questo Bernabeu studiava al Collegio di Spagna a Bologna. Non si giocava a football nella vecchia Bologna, invece questi portarono l'idea e portarono le regole, portarono le abitudini. L'unica cosa che mancava era il campo di gioco. Così questi ragazzi andarono ai prati di Caprara, che oggi sono popolatissimi, allora era un deserto, e misero insieme questa attività calcistica. Il 4 ottobre del 1909 il Resto del Carlino a metà pagina scriveva: ieri mattina al circolo turistico bolognese venne costituita la sezione per le esercitazioni di sport in campo aperto e precisamente il Football Club. Per le iscrizioni, rivolgersi al circolo turistico di via Spaderie 6. Era una domenica e nella birreria Ronzani, nel centro urbano, nasceva il mitico Bologna Calcio. Decisero quindi di fondare il Bologna, primo presidente un odontoiatra svizzero, Luis Rauch, lo dico alla bolognese, tale Gradi fu il primo capitano. Portarono la maglia. La prima maglia rosso-blu veniva proprio da un college svizzero e portarono le regole, portarono le abitudini. L'unica cosa che mancava era il campo di gioco, ma così come i ragazzi della Via Pal si ritrovavano a fare le loro finte guerre in un posto dove c'era un'attività lavorativa, c'erano depositi di legname, eccetera. Cominciarono a giocare e il Bologna fu immediatamente travolgente. Nelle prime partite i rossoblù stravincono con la Sempre Avanti e la Virtus, rispettivamente per 10-0 e 9-1. Ma la Prima Guerra Mondiale interruppe l'attività ufficiale di calcio in Italia. Ma dopo la fine del conflitto e le numerose amichevoli, quei matti rossoblù tornarono a correre dietro al pallone, dando vita a momenti indimenticabili.